Marco Frei, professore Scuola Sant'Anna di Pisa, quanto è stato utile il lavoro per il bilancio sociale WISP nella predisposizione del bilancio sociale del terzo settore del forum? Ma molto, nel senso che ogni esperienza fatta precedentemente con la stessa impostazione, e l'impostazione è la stessa, a partire dal bilancio zero, serve sia per poi confermarsi nel tempo, che un certo percorso porta a determinati risultati nel tempo, sia ad avere contezza di quello che avverrà nelle edizioni successive. In questo caso siamo arrivati con WISP alla terza e abbiamo fatto alcune delle cose che oggi nella presentazione sono state indicate come elementi migliorativi in futuro. Uno solo per essi, il tema di ingaggiare davvero gli stakeholder nei percorsi di identificazione della materialità, ovvero la rilevanza che determinate tematiche devono avere e come a questo punto portarli dentro nel processo di rendicontazione che si mette in pista. Ecco, le tendenze di questo tipo di lavoro, per voi che siete esperti, si aspettava un mondo di questo tipo, così vario, approcciando il terzo settore, professore? Ma un po' sì, devo dire che ho avuto anche esperienze, perché in modo, diciamo, di volontariato professionale, io fin dall'inizio del mio percorso ho collaborato con enti del terzo settore, ho avuto anche ruoli di responsabilità, per cui sono ben consapevole di quale enorme differenza ci sia tra le diverse organizzazioni, però ci sono anche dei fattori comuni molto molto significativi. In primis, ad esempio? In primis la voglia di contribuire in tutte le forme a quello che è l'interesse comune della collettività. E quindi il tema della rendicontazione è uno dei tasselli attraverso il quale capire cosa si fa, come lo si fa, come lo si può migliorare e poi anche come le cose si possono fare insieme, di come si possono costruire azioni collettive in questo campo, è un elemento che poi crea anche molta motivazione in cui questi percorsi di FAU li accompagna. L'occasione è ghiotta, lo sport. Probabilmente quello con WISP è stato il primo, uno dei primi bilanci che avete affrontato in ambito promozione sociale e sportiva. Ma allora Tiziano lo sa, nel senso che la prima discussione sul ruolo che lo sport avrebbe avuto in questo contesto rispetto ad altre organizzazioni che in prima istanza sono più vicini all'impatto sociale misurabile è avvenuto quando noi abbiamo ragionato del codice di autoregolamentazione e controllo sviluppato proprio in una delle iniziative promosse dal Forum del Terzo Settore qualche anno fa. E in quella circostanza capimmo insieme che anche nello sport, non in tutte le attività sportive, attenzione, non in tutte le organizzazioni che fanno attività sportive, c'è un altissimo contenuto di impatto sociale. Ovviamente è nel come lo si fa, nel come si pongono, come nell'analisi di materialità di WISP nel report di quest'anno è in alto, la più rilevante di tutte, il tema dell'inclusione, della diversity nelle iniziative che si mettono in campo. Ecco, io credo che questo sia importantissimo, perché lo sport è una tipica attività che crea coinvolgimento, partecipazione, spirito collettivo e quindi, se concepita nello spirito dell'interesse generale, allora è fondamentale. A Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, chiediamo a parti invertite quanto del bilancio sociale WISP ha ritrovato oggi che è stato presentato il bilancio sociale del forum del terzo settore. Beh, diciamo che ecco, non nascondo l'orgoglio di questo percorso sin dai primi momenti in cui all'interno degli organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, quindi coordinamento esecutivo, abbiamo approcciato la possibilità di questo percorso con l'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna di Pisa, quindi col professor Marco Frei e con il suo prezioso staff. Non è per piaggeria ovviamente che sottolineo quanto il professor Marco Frei e il suo staff ci abbia accompagnato nel percorso come WISP nazionale. Edizione 3, come ricordava il professore, per noi è stata
è stato davvero un percorso sicuramente a alcuni tratti non semplice, perché ovviamente lo sapevamo, avevamo bisogno di ovviamente di leggerci maggiormente, quindi al di là degli obblighi, e questo l'avevamo sottolineato sin dall'inizio, al di là degli obblighi ovviamente importanti di legge, per noi è stato importante andare a leggere il nostro tessuto associativo, la nostra rete associativa, per migliorarci in un rapporto sempre più stretto, come deve essere, con tutti i portatori di interesse. I portatori di interesse crescono, ovviamente per un'associazione come la WISP, in questa fase storica di riforme, quindi non solo la riforma legislativa del terzo settore, ma anche quella del sistema sportivo. Tra l'altro l'attualità di queste settimane è molto diciamo importante, fra poche settimane entrerà in vigore, o meglio entreranno in vigore le più importanti diciamo prescrizioni regolative del decreto legislativo 36/2021, pensiamo al lavoro sportivo, e quindi quanto questo significa in termini di diritti, in termini anche di economie. Che dire, oggi abbiamo assistito alla presentazione di un primo abstract del bilancio sociale del forum, che ha messo in evidenza proprio quel percorso che abbiamo avviato come WISP. Abbiamo fatto insieme un grande lavoro sull'analisi di materialità e sicuramente ora stiamo vivendo una fase in cui le attenzioni si stanno alzando su tutta la valutazione dell'impatto, e crediamo che questo sia non solo uno strumento ma un'opportunità, come dicevo, per leggere meglio il nostro movimento, ma per mettere soprattutto in evidenza tutte quelle attività di interesse generale, e quindi tutta la finalità appunto civica, solidaristica e di utilità sociale delle azioni di un'associazione come la WISP, che vanno sempre più, anche oltre i confini interni del proprio perimetro associativo.